Amore? Ah, amore, non si carica il video. Sì, sto pigiando. Sì, c'è internet. Sai quanto tempo una persona è disposta ad aspettare in media perché un video si carichi su internet prima di chiudere la pagina? Indovina un po'. Due secondi. Due secondi! Questo almeno è quanto confermato dai 6,7 milioni di partecipanti di uno studio condotto dal professor Ramesh Sitharaman dell'Università del Massachusetts. Chi? È una persona vera. Scherzi a parte, come sorprenderci? Voglio dire, l'aspettativa di risultati istantanei ormai è in agguato in ogni area della nostra vita, non solo virtuale. Ormai possiamo aspettarci il pacco che abbiamo ordinato proprio qualche ora fa già davanti alla porta di casa in meno di 24 ore. Possiamo trovare un taxi, un ristorante o addirittura qualcuno con cui uscire per un appuntamento con un'app nel giro di pochi secondi. Qualche mese fa ho incontrato una ragazza che dà da mangiare al proprio gatto con un'app. Like, what? Ok, ammetto che è piuttosto figo, ma quando ho portato all'estremo questo atteggiamento del faccio quello che voglio e subito e ottengo ciò che voglio adesso è davvero pericoloso. Ci rende più viziati e meno pazienti e di conseguenza riduce anche le nostre probabilità di successo nella vita. Perché? Ma perché quando ci abituiamo, no, alla gratificazione immediata in ogni area della nostra vita, non investiamo più nello sforzo a lungo termine, nello sforzo costante, il che è un peccato, perché qualunque traguardo degno di nota, ahimè, richiede tempo e costanza. Ma non è soltanto questo. Pensaci per un attimo, più impazienti diventiamo, più saremo tentati a cercare scorciatoie in aree della nostra vita dove le scorciatoie non esistono. O magari esistono ma non funzionano, ad esempio nel rapporto di coppia o nella nostra salute. Per non parlare del lavoro, dove finiremo puntualmente per fare sempre il minimo necessario, giusto per finire il più in fretta possibile, senza mai mettere in discussione come lo facciamo. Il che ovviamente porterà la nostra creatività e la nostra capacità di problem solving ad atrofizzarsi praticamente del tutto. In parole semplici, non raggiungeremo mai l'eccellenza da nessuna parte. Ok, mi dirai, ma il mondo va così, rapido, veloce, come faccio a resistere alla tentazione? C'è un simpatico esercizio che puoi fare per allenare la tua pazienza e consiste nel ritardare intenzionalmente il tuo senso di gratificazione, ad esempio aspettando di cenare solo dopo esserti allenato o rinviando l'acquisto di nuove scarpe al momento in cui quelle che hai già, tutte quelle che hai già, saranno davvero da cambiare. O mettere da parte un po' di soldi piuttosto che spenderli tutti con i prossimi saldi di stagione. O provare a trascorrere un giorno del tutto disconnesso dal dispositivo che ci rende di fatto così dipendenti dalla gratificazione istantanea, il nostro smartphone. Proviamo a resistere alla tentazione di fare sempre quello che ci pare, quando ci pare, solo perché abbiamo l'illusione di poterlo fare. In questo modo, e solo in questo modo, potremo rafforzare la nostra forza di volontà, l'unica, tra l'altro, che può aiutarci a realizzare i nostri sogni e progetti. Il filosofo greco Epitteto diceva: nessuna cosa grande compare all'improvviso, nemmeno l'uva, nemmeno i fichi, diceva. Se ora mi dici voglio un fico, ti rispondo: ci vuole tempo. Lascia innanzitutto che vengano i fiori, poi che si sviluppino i frutti e poi che maturino. E allora conquistiamocela questa vita e cominciamo a farlo adesso scrivendo nei commenti qui sotto: la vita è un insieme di conquiste e io parto all'attacco. Perché ricorda, non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Mai. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.